diverse cose in maniera molto approfondita e con noi hanno fatto delle recenti visite anche nella mobilitazione e ci ritroviamo di fianco a fianco in parecchie denunce, per cui passo la parola a Ciao, sono Sara di Melting Pot. Appunto sì, Melting Pot è una piattaforma multimediale di raccolta, diciamo, di informazioni sia giuridiche che di attualità che riguardano l'immigrazione e porta avanti anche tutta una serie di percorsi, progetti e battaglie rispetto a questo. Diciamo, il progetto più grosso che adesso abbiamo in campo è la campagna Verde Fortress, che è iniziata l'estate scorsa, quando abbiamo visto l'aumento dei flussi migratori, che inizialmente si sono bloccati in Ungheria, e abbiamo sentito l'esigenza di fare un monitoraggio diretto della situazione. E niente, abbiamo iniziato prima con una staffetta di monitoraggio che poi si è sviluppata nella campagna Verde Fortress, che quest'anno nel weekend di Pasqua ci ha portato a fare una carovana a Idomeni, luogo simbolo della mala accoglienza europea. Diciamo, questa carovana a Idomeni ha avuto una risonanza anche molto maggiore di quello che ci aspettavamo, è riuscita a coinvolgere tantissime associazioni a livello nazionale e internazionale e siamo andati là a portare appunto un'idea di accoglienza diversa e la nostra solidarietà con i migranti bloccati in questo limbo che era diventato Idomeni e tutta la Grecia, però Idomeni, diciamo, era il simbolo della situazione greca in generale. E, appunto, siamo andati là sia per dare spazio all'informazione su quello che stava succedendo in Grecia, di cui sentivamo la mancanza in Italia perché non c'era abbastanza informazione rispetto alla questione, o comunque sì, sempre soltanto quando ci sono stati davvero quelle manifestazioni, scontri, ma appunto no, che spesso la stampa cerca il titolone. E non solo però questo, ma diciamo, abbiamo provato anche ad attivare diversi progetti a Idomeni per ridare un po' di umanità e un po' di speranza anche alle persone che erano là e che si sentivano totalmente abbandonate. Infatti, diciamo, è partito il progetto del No Border Wi-Fi, perché appunto le postazioni wifi almeno erano poche e l'unico modo per fare la richiesta di ricollocamento, la richiesta d'asilo in Grecia è via Skype. E quindi sia per questo sia perché comunque internet è uno strumento fondamentale per i migranti abbiamo avviato questo progetto. Grazie anche al No Border Wi-Fi è partita l'iniziativa da parte di un rifugiato siriano della Refugees TV, che appunto è emblematico dell'esigenza anche dei migranti di riprendersi la propria soggettività, perché comunque vengono sempre trattati come elementi passivi nell'informazione e nel senso comune in generale. Con la Shandy Centrale invece appunto abbiamo visitato il centro di Cona, che è uno dei centri di accoglienza del Veneto, si trova nella provincia di Venezia ed è uno dei peggiori centri in Veneto. È gestita dalla cooperativa Officine, che è la cooperativa che gestisce la maggior parte delle strutture dell'accoglienza in Veneto. E per capire un po' di cosa si tratta, Officine è un'operativa che è nata per la gestione dei rifiuti.
e siccome andava male nel, quando diciamo c'è stato il bando per prendersi l'accoglienza dei migranti, si è buttata in questo campo nel quale era del tutto fuori luogo, diciamo. Infatti, allora, intanto quello che dicevamo anche prima sull'aspetto di denuncia che deve poi trasformarsi anche in percorsi di cambiamento, a Cola per esempio è molto difficile perché è isolata, quindi e non solo abbiamo avuto delle difficoltà ad entrarci, e comunque anche quando si riesce ad entrare il tempo di permanenza è breve ed è una visita guidata, seguita con gli operatori che ti seguono passo passo e che fanno in modo il più possibile che tu riesca ad avere un contatto con gli ospiti del centro e diciamo non riesce ad avere un contatto con le persone, quindi anche attivare dei percorsi è praticamente impossibile e come Cona in tutti i centri di accoglienza del Veneto, in particolare a Cona perché è isolata da tutto e da tutti, è in una zona del Veneto veramente cioè, alienante perché c'è solo campagna, anche i migranti stessi preferiscono stare all'interno, è una ex caserma abbandonata, in Veneto ci sono un sacco di ex caserme e l'accoglienza si fa soprattutto in queste zone, diciamo deve essere l'ASL, deve dare da un certificato che il luogo può essere utilizzato, ma i criteri lasciano quanto a desiderare perché anche se Cona rispetta questi criteri dell'ASL e della prefettura, cioè noi abbiamo visto delle condizioni di vita veramente indegne, cioè contendo strutture dove la privacy è inesistente, i migranti provano a tipo, creare degli spazi privati mettendo dei teli intorno ai letti, ma praticamente impossibile perché sono stanzoni enormi con centinaia di letti, non esistono spazi per la vita comune, quindi sono tutti uomini, tutte nazionalità diverse, lingue diverse, per alcune provenienze non c'è neanche un interprete, quindi hanno difficoltà a capirsi. E sì, appunto noi abbiamo trovato proprio questa situazione di disagio che è diventata anche un disagio che è sfociato in delle proteste. Infatti a Cona ci sono state, è arrivata all'informazione mainstream perché i migranti hanno fatto tutta una serie di proteste bloccando la strada, sequestrando un fotografo, perché appunto c'erano delle la situazione veramente difficile. Questo cioè che è una cosa che abbiamo visto in tutti i centri di accoglienza che conosciamo, anche per esempio a Trento i migranti hanno fatto delle proteste, i migranti poi vengono spostati, non gli viene data la possibilità di auto-organizzarsi, vengono